Hai risposto spesso a domande quali la ragazza risponde tardi o la ragazza non mi cerca. Quello che ti chiedo è quando si è giustificati nel far notare che questi comportamenti non ci stanno bene? Secondo alcuni è un diritto lecito solo dopo il primo appuntamento. Cosa ne pensi? Come sempre ragazzi, io vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi volesse approfondire uno di questi temi o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Link in descrizione. Penso che ognuno abbia la propria soglia di sopportazione. Se per alcuni bisogna arrivare al primo appuntamento per poter poi imporsi in qualcosa, è un problema loro. Secondo me, fin dal primo messaggio, appena hai capito come è fatta la ragazza, ci sta far valere le proprie ragioni. Cioè, se un particolare comportamento in chat non mi sta bene, io lo dico, anche a costo di perderla, perché non mi interessa. C'è chi invece è di manica molto più larga e molto più tranquillo, perché perché ha meno possibilità. È sempre un discorso sulle percentuali, sulle probabilità. Se uno ha pochissime possibilità, quindi sta sentendo per esempio una sola ragazza, ovvio che cercherà di darle quante più chance nella sua testa possibili, cioè non cercherà di perderla, non farà cose assurde o improbabili che rischiano di farla scappare. Perché? Perché ha solo lei. Se tu invece avessi un sacco di ragazze che ti scrivono o alle quali tu stai scrivendo perché sei bravo, capace, esperto, eccetera, eccetera, ovvio che cerchi di essere molto più cattivello in un certo senso. Cioè, alla prima che qualcuna fa che non ti piace, l'avvisi garbatamente o anche no, e poi non le scrivi più, non la senti più perché tanto ne hai altre, quindi non hai paura di osare. Perciò questo limite è sempre che dipende da come la persona, dalle possibilità che ha. Uno può avere anche zero possibilità, nel senso sta sentendo una o nessuna ragazza, e avere comunque una mentalità da campione forte che dice: io ti dico subito se c'è qualcosa che non mi piace. Te lo faccio presente, non mi piaci? Pazienza. Ciao. Anche se avevi solo lei. Ho già affrontato questo tema e dipende molto dalla personalità di ognuno e dal grado di cattiveria del comportamento di questa ragazza o di cosa che fa che non ti piace, perché se lei fa una cosina leggera e tu la prendi sul personale, la prendi enormemente come fosse importante, ok, forse stiamo esagerando, perché se fai così non ti aspettare di avere la fila di ragazzi dietro la porta, perché se le cancelli così facilmente per un comportamento che non ti è piaciuto, te lo meriti in sostanza, cioè bisogna essere all'inizio o comunque generalmente uno che sa accettare un piccolo errore, perché anche tu non sei privo di fallimenti ed errori, anche tu ne farai, anche tu per lei, magari nella sua testa compirai atteggiamenti o farai azioni, dirai cose che lei non sopporta, però magari te le farà andare lisce. Perché? Perché ha visto qualcosa in più di te che vorrebbe approfondire, quindi te le fa passare in sordina. Tu devi fare la stessa cosa all'inizio, questo non significa però farsi trattare come uno straccio per lavare i piatti o come un tappetino, come uno zerbino. No, significa comunque che per certe cose, assolutamente, se tu hai dei paletti, dei limiti, quelle cose sono inammissibili. Altre cose si può fare un'eccezione. Se non mi risponde, visualizza e non risponde perché non lo so, non è che mi arrabbio, glielo vado a dire. Se è una cosa che però, come ho già detto, continua nel tempo, allora sì, mi faccio due domande e glielo faccio notare, ma all'inizio, quando ancora la stai conoscendo, non sai se quella cosa la sta facendo apposta perché è stronza o perché, boh, quindi devi capirla, devi conoscerla, devi essere un pochettino all'inizio, ok, mi fido, prendiamola per buona, accade questo, non ci do troppa importanza, non prendetela sul personale, questo è un altro problema grandissimo, non pensare, perché c'è chi eccede nell'altro senso, non pensare che ah, l'ha fatto perché non è interessata. Ah, l'ha fatto perché. Spesso le ragazze fanno cose, hanno comportamenti che non hanno per forza un motivo, l'hanno fatto e basta. Come il non ho più voglia di vederti, non ho più voglia di uscire, ho fatto questa cosa qua. No, non c'è un motivo. Prendilo per com'è. Un fatto è accaduto. Agisci di conseguenza. Non farti problemi, castelli, non pensare, oh mio Dio, ma questa mia voglia, ho fatto questo, ho sbagliato. No. Agisci come se non ti importasse nulla, nel senso non farti paralizzare da quello che pensi di aver visto o far modificare le tue scelte, le tue idee in base a quello che pensi che lei voglia fare con te. No, all'inizio sii un pochettino più flessibile. Dopo che avrai imparato a conoscerla o a capire come ragiona, potrai fare dei ragionamenti, fare delle previsioni. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi volesse approfondire questi temi o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.